siamo a Plessiva. Questo è uno dei parcheggi dove potete lasciare la vostra macchina e fare una piacevole passeggiata. Vi lascerò in descrizione le indicazioni esatte del posto. In questa zona ci sono anche degli angoli ricreativi dove poter giocare a pallavolo e a pallacanestro. Se invece preferite guardare, c'è anche la possibilità di stare tranquilli tranquilli. In autunno qua grandi scorpacciate di castagne, ma noi andiamo avanti tutti di qua. Seguiamo il sentiero. Potete scegliere se salire in alto tramite una strada stretta molto molto carina, tramite questo sentiero boschivo, oppure sempre per la solita strada forestale. Noi continuiamo da questa, che è la più breve, ma ci porta all'altro parcheggio. Sapete dove fare una gran bella festa? Qua lo spazio c'è. In questo bosco potete avere la fortuna di trovare uno di questi animali. Stiamo arrivando all'altra entrata del parco. In quest'area potete scegliere se far giocare i vostri bambini.
raggiungiamo salendo dalla subita. Ora rientriamo al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina facendo un altro sentiero. Passeremo nella parte bassa, quindi fiancheggeremo un sacco di vigne. Per il percorso vita, qualcosa si è un po' rotto, non c'è più, ma si trova ancora qualcosina. Di salire per abbreviare un po' perché il tempo sta cambiando. Qui eccoci sul ponticello d'ingresso e siamo arrivati al parcheggio. È un'area pensata per tutto, dove lasciare immondizia, le proprie macchine e dove divertirsi. Ricordatevi che in questa area i vostri cagnolini non potranno entrare in questa parte qui. Ecco qua i barbecue, le panchine. Avete anche la zona bagni e un piccolo playground per far giocare i bambini. E per questo video mi sa che è tutto. Avrei voluto farvi vedere altri sentieri perché il bosco si presta tantissimo a fare delle passeggiate, però purtroppo il tempo sta cambiando. Il tempo sta veramente arrivando un temporale, si sentono i tuoni da lontano e allora è ora di arrivare a casa. Che dire in questo momento? Cin cin qua, cin cin là. Ciao!